Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, stalking, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, porto d'armi continuato e occultamento di cadavere. La Procura di Venezia ha incriminato Filippo Turetta con l'accusa di omicidio premeditato e violenza sessuale nei confronti della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, il cui corpo è stato ritrovato l'11 novembre scorso tra Vigonovo e Fossò, Venezia. Turetta aveva accompagnato Giulia in macchina dopo aver trascorso del tempo insieme in un centro commerciale e aver cenato. Anziché riportarla a casa, si era fermato in un parcheggio. Le immagini di una telecamera del piazzale, sebbene poco nitide, parlano chiaro. Mostrano il giovane aggredire la sua ex fidanzata e colpirla a mani nude. La procura ha espresso chiaramente: Filippo ha aggredito e colpito Giulia, poi l'ha caricata sanguinante sulla sua auto. Da quel punto l'auto del ragazzo ha proseguito verso nord-est, vagando per diversi giorni. Una settimana dopo, Turetta è stato arrestato in Germania. Recentemente la procura ha concluso le indagini e si prepara all'avvio del processo, previsto probabilmente per l'autunno. Date le circostanze aggravanti imputate, il giovane rischia l'ergastolo. Secondo il procuratore Bruno Cerchi, Turetta aveva pianificato l'omicidio da diversi giorni. Numerose prove confermano questa tesi. Innanzitutto, Turetta aveva installato un'applicazione di controllo sul cellulare di Giulia, permettendogli di monitorarla costantemente, controllando i messaggi, le chiamate e altre attività del telefono in modo ossessivo. Il giovane non accettava la fine della loro relazione e aveva pianificato di rapirla, farle del male e poi fuggire per evitare di essere catturato. Sul web aveva cercato parole chiave come nastro isolante, manette, cordame, badili, sacchi neri, evidenziando un progetto per immobilizzare Giulia e occultare il corpo, oltre a mezzi per la fuga, soldi contanti, abiti puliti e provviste per ridurre al minimo il contatto con altre persone. Un piano terribile, accuratamente dettagliato da Turetta, era persino annotato sul suo computer. Aveva scritto ogni dettaglio, come immobilizzare le mani, le caviglie e le ginocchia di Giulia con nastro adesivo e come sopprimere le sue grida. Successivamente aveva eliminato il file, ma gli esperti informatici sono riusciti a recuperarlo. L'immagine che emerge dalle prove raccolte è quella di un assassino lucido e calcolatore, pronto a tutto per eliminare la sua ex. Turetta aveva persino già pianificato il luogo in cui occultare il corpo, quindi la premeditazione è chiara e documentata. L'aggravante della crudeltà emerge dal numero impressionante di coltellate inflitte alla povera Giulia, ben 75. È evidente che la ragazza ha cercato di difendersi. 20 coltellate sono derivanti dalla difesa della vittima, colpita più volte anche sul volto e sfregiata in un modo chiaramente eccedente l'intento omicida. Come se Turetta volesse cancellare ogni traccia del suo volto. La procura ha inoltre preso in considerazione il materiale raccolto dagli avvocati della famiglia Cecchettin. Nicodemo Gentile, presidente dell'Associazione Penelope, insieme al collega Stefano Tigani, responsabile per il Veneto, con il supporto della psicologa e criminologa Gabriella Marano. Gli avvocati hanno documentato messaggi e testimonianze delle amiche di Giulia, che confermano l'atteggiamento ossessivo e persecutorio di Turetta nei confronti della vittima, ha dichiarato il procuratore Bruno Cerchi. L'attività è stata fatta su dati obiettivi, indipendenti dalle dichiarazioni di Turetta. Il procuratore ha espresso preoccupazione per il clamore mediatico che potrebbe circondare il processo. In corte d'assise la giuria è popolare, cioè composta da semplici cittadini, e dunque l'opinione pubblica potrebbe esercitare pressioni sulla giuria stessa, anche solo indirettamente. Le potenziali influenze dell'opinione pubblica potrebbero compromettere il diritto di Turetta alla difesa, pertanto non è escluso che il processo si svolga a porte chiuse. Giulia frequentava la facoltà di ingegneria biomedica presso l'Università di Padova, dove ha incontrato Filippo Turetta. La loro relazione è iniziata nei corridoi dell'università
ed è terminata nell'agosto 2023 su decisione di Giulia, dopo circa 3 anni. Elena Cecchettin, la sorella maggiore di Giulia, ha dichiarato: «Era geloso, voleva che lei passasse più tempo con lui. Voleva essere a tutti i costi nei posti in cui era lei. Il suo comportamento ossessivo aveva portato Giulia a chiudere il rapporto». Il ragazzo, secondo quanto confermato da Elena stessa, non aveva accettato la decisione di Giulia. Perciò i due, forse su insistenza del giovane, avevano continuato a vedersi di tanto in tanto come amici. Il 16 novembre 2023 Giulia avrebbe dovuto laurearsi. Si stava preparando per il grande giorno. Mancava solo qualche dettaglio, come la scelta delle scarpe da indossare durante la discussione della tesi. Per questo aveva chiesto consiglio alla sorella, che al momento si trovava all'estero per motivi di studio. Le due ragazze erano solite sentirsi al telefono tutti i giorni, incluso il giorno della scomparsa, come ha spiegato Elena stessa. «Mi chiedeva un suggerimento sulle scarpe. Le avevo risposto immediatamente, ma lei non aveva aggiunto altro. Al momento non mi ero preoccupata. A volte capitava che non rispondesse subito». Quel messaggio, però, si è rivelato l'ultimo inviato da Giulia. Gli investigatori hanno quindi ricostruito la sequenza degli eventi. Sabato 11 novembre 2023, alle 18, Filippo è andato a prendere Giulia a Vigonovo per accompagnarla a scegliere le scarpe. Dopo aver visitato alcuni negozi, i due hanno pranzato in un locale del centro commerciale di Marghera. Una telecamera di sorveglianza li ha ripresi intorno alle 20. Alle 22.43 Giulia ha inviato quel suo ultimo messaggio alla sorella. Alle 23.15 un vicino di casa li ha visti litigare in un parcheggio di Vigonovo. Giulia sembrava cercare di liberarsi dalla presa di Filippo, che a sua volta sembrava trascinarla nuovamente in macchina. Giulia urlava «Basta, mi fai male!». Il vicino aveva tempestivamente chiamato il 112, ma l'auto di Turetta era già ripartita. Alle 23.30, un'altra telecamera di sorveglianza ha immortalato l'auto in un parcheggio a Fossò. Queste immagini confermano l'aggressione mortale. È un orrore che presto sarà sottoposto al giudizio della legge.